Le voglio raccontare una storia. La storia è quella in cui io non accetto più la mia età. La storia è quella in cui io fra 6 mesi farò gli anni di Gesù Cristo. E proprio per questo ho deciso che d'ora in avanti tutta la mia vita ruoterà intorno ai Pokémon. Ma voi mi direte, ma come delle donne? Non è già così? Assolutamente sì! E infatti bentornati nel 9° o 10° non lo so, episodio di Pokémon Spada. Come il clan Spada, come le spade medievali, di eroina, qualsiasi cosa. Non ho letto nessun commento, quindi non so che dirvi. Nel dubbio io vi ringrazio tutti per essere stati qui con me. Questa cosa però solitamente si dice alla fine dei video. Oggi proseguiamo la nostra avventura con Renato, re del Mediterraneo. La cosa assurda è che nello scorso episodio per molteplici volte non l'ho chiamato Renato ma Gaetano. Però credo di averle tagliate tutte, voi non lo sapete, ma adesso sì. Perché lo sto dicendo? Perché sono un pezzo di merda. Prima di iniziare lasciatemi un like e un commento. Nei commenti fatemi sapere a Zuzu o Barca. Dove cazzo? No, ho deciso che non dico parolacce oggi. Dove eravamo oggi? Dove eravamo rimasti l'ultima volta? Eravamo entrati all'interno di questa gigantesca città a forma di castello. O castello. Castello di cazzi. Sono depresso. La senti la musica royale? Merda. Come ho detto, non ho letto i commenti. Non ho proprio aperto il video dopo averlo caricato. Quindi purtroppo non so. Non so che dirvi. Non so se qualcuno mi ha dato dei soldi. Ve li puoi dare? Dammi dei soldi. C'è un tasto che ho scritto super grazie. Iscriviti al canale e passa nel link in descrizione, perché c'è il video del mio primo canale. Quante cose ho detto? Allora, ah, già che avevamo rubato Brunello. Praticamente obiettivo parte 2 del videogame. Incontra il presidente Rose allo stadio di Knuckleburg. Knuckleburg, la valle dei cazzi. Immagino che siano... Ma perché vive in ciabatte? Vabbè, senti una cosa. Prima di tutto fammi fare un giro. Guarda qui! È sempre la stessa città. Posso dire che è sempre uguale, copia e incolla? Vabbè, lì non ci si può sicuramente andare perché... Ah no, questo è il centro Pokémon. È una cosa enorme. Lì si entra da qualche parte. Sto continuando ad andare e qui c'è... No, ma mi sono spoilerato l'evoluzione dell'Inone. Io direi a questo punto di andare direttamente. Boh, do cazzo dove manna, non lo so, raga. Cioè, non lo so, vediamo. Bel barbershop, quello che è. Boh, questo è. Vende sborra, fighissimo. Quella parla di sborra. Una casa con dentro. Su me entriamo e c'è dentro della sborra. Oh no, Mr. Sborra? Ah, io sono Mr. Sborra. Assurdo. Sborro per concentrarmi e sono troppo forte. Sei pronto a sborrarmi? Inutile dirvi che era una persona inutile. Oh, Bitta. Il presidente Rosa. Ma soprattutto Olivia, la più fica delle fiche. La conquista delle medaglie e la raccolta di Desio Stelle procedono senza intoppi. No, mani incrociate, ottimo lavoro Orbit. Sapevo che avresti tenuto fede al tuo impegno. Ah, è tipo una missione che gli hanno dato. Raccogliere le Desio Stelle. Tutte le Desio Stelle che otterrò le saranno utili per risolvere i problemi che la preoccupano. Secondo me c'è qualcosa di losco sotto, eh. I problemi di cui parli non riguardano certo me, ma il futuro di Galar. Vogliono salvarla o per sempre distruggerla? Questo è da scoprire, questo è il mistero che attanaglia questa regione. Ma quello dietro che fa? Quanto cazzo ride? Pete, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti, se è un momento. Olivia, basta che non ciucci un altro cazzo. Professore, scusi, presidente Renato, hai ascoltato i nostri discorsi, immagino. Eh sì, ero dietro di voi. Le Desio Stelle non hanno solo il potere di far dynamaxizzare Pokémon. E quale altro potere hanno? In esse è racchiusa un'energia incommensurabile. Se vuoi approfondire l'argomento, ti consiglio di fare un salto. Ho miscliccato, non sapremo mai dove. Il gioco si interrompe qui. Ti racconterò un sacco di cose sbalorditive sulle fonti energetiche di Galar. Ma è tipo il nucleare queste Desio Stelle. Qualcuno le apprezza, qualcun altro no, qualcun altro vuole solo ed esclusivamente sborrare. Allora io mi faccio un... No, ma è gigante sto posto, zio. Ah, altra stazione. Ah, c'è l'altro coglione del cazzo che mi spoilerano sempre i Pokémon. Va bene. No, no, sono previsti ritardi su tutta la linea. Ma che dici? Ma allora non c'è il Duce in questo gioco? Questi dicono cazzate, quelli dicono cazzate. Questi non credo. Ma c'è qualcuno che usa effettivamente questi... questi posti? Boh, vabbè. Comunque abbiamo un'altra ferrovia e va bene. Ma a Knuckleburg noi possiamo andare anche sopra. Là c'è una palla. Qua c'è uno strumento importantissimo che è finalmente un super repellente. Bom bom fragola. Era impossibile da indovinare. Non esiste. La cosa della palla. Qua l'ingresso del Duce. Basta dire Duce, sborra e cazzo in questo video. Vi prego. Oh, savi occhiali. Un paio d'occhiali dalle lenti spesse che potenzia. Non ce ne frega un cazzo. Sta statua che ci racconta una storia straordinaria. Non posso cliccare. Una statua a forma di Pokémon. Si dice che chi la tocca avrà più fortuna nel catturare Pokémon. Non credo proprio. Strumento invisibile. Oh, caramella rara. Ed è GG. Qua si può entrare? No. Perché slitta così tanto su questo terreno? Mi sembri un ragazzo gentile. Puoi aiutarmi forse? Non lo so. C'è una persona a cui voglio molto bene. Gli ho scritto una lettera. Puoi portargliela tu? Certo.
Ma a chi? Indirizzata a un bambino che ha l'aria di essere un po' consumata dal tempo. È per Francis, via Piccadilly. Oh, Piccadilly Circus. Ah, ma qua si può entrare? Ok, in realtà allora non è così grande il posto allora. A meno che qua poi non si sblocca. Ah sì, madonna, ma quanto slitta. Considerando il fatto che ste case sono inutili, dell'an c'è niente, sta casa sarà inutile anche questa. Ma noi ci entriamo così per capire. Frate, mi riempiono le cazzate e basta. Praticamente noi dobbiamo semplicemente andare avanti. Queste città mi fanno girare i coglioni perché sono enormi inutilmente. Nessuno ti dice niente. Nessuno ti dà missione. Cioè, la lettera, la missione. La lettera, frate. È la lettera. Vabbè, entriamo nel castello fatato delle fate fatate. No, Mr. Palla, finalmente. Dove eri? Lo stadio di Knuckleburg funge anche da centrale elettrica. Assurdo. Frate, tu devi dimagrire però. Fai due addominali. Devi camminare in quadrupedia. Diamo un'occhiata alle informazioni sul mio tablet. È un tablet Samsung. Sarà meglio per te. È scritto tutto in giapponese. Il funzionamento della centrale viene descritto in modo chiaro e semplice. Fratello, io non so come dirtelo, ma non si capisce un cazzo di niente. Vabbè, c'è l'occhio di Sauron che prende energia dal sole e la trasporta in città. La torre dello stadio assorbe energia. E fin qui ci siamo. E viene poi inviata alla centrale sotterranea, dove viene trasformata in energia elettrica. E poi la manda alla città, alimentando l'intera regione di gara. A tutta la regione si alimenta grazie alla torre. Ok, ho capito. E le desio stelle che c'entrano, prof? Cioè, press. Fonti di energia come l'elettricità, il gas e l'acqua sono essenziali per le nostre vite. Ma va? Le aziende del mio gruppo puntano a sfruttare l'energia delle desio stelle per lo sviluppo della comunità. E lui è l'Elon Musk de Galar, fratello. Mi fa piacere che in ogni episodio c'è qualcosa o qualcuno de Galar. E ti dice, c'è il cazzo dopo. Oh, il lavoro mi chiama. Meglio che mi metta in marcia prima di far arrabbiare Olivia. Renato. Che cazzo urli? Vabbè, fai visita alla sala dei tesori. Vabbè, me frega niente. Ma quindi questa città è già finita. Devo andare al percorso 6, quindi. Latermore. Dopo de più questa città si chiama, frate. Ah no, fuori dallo stadio. La sala dei trofei. Sono morì. Fuori dallo stadio andove? La sala dei trofei, tu mi dici, frate. Ma dov'è? Knuckleburg. Antica città circondata da sborra. Frate, io ti voglio bene. Ah, bastava andare a sinistra. Oh, Dandel. Quanto tempo. Stavamo quasi bene senza di te. Vedo che stai facendo incetta di medaglie. Non è una parola. Il tuo rivale per la pelle. Ho letto palle. Oh, che gli succede? Ultimamente è alquanto strano. Forse devi cominciare a capire che è autistico. Ogni volta che mi guarda mi chiede scusa. No, frate, perché lui è il nuovo campione. Nella sua testa è matto. Lascialo perdere. Sarà forse giù di morale per una sconfitta. Ha perso contro Bitta. E lui fa: oh no, come cazzo si permette? Dovrò tornare a casa e infilargli il mio cazzo nel culo. Vabbè, devo andare. Va bene, sì. Dai, vattene. Ah, lui è l'appuntamento del presidente, eh? Perché non passa a salutare Laburno? È il mio più grande rivale. È l'ultimo capo palestra che affronterai nella sfida delle palestre. Sala dei tesori. Ok, sì, sì. Se mi ci fate andare ci vado. Ma tu mi dici percorso 6. Io sto dando. Oh, vedi, una bacca cedro. Oh, due iperpozioni. Ma come due? Knuckleburg, frate, è enorme. La città gigante. C'è un cazzo di niente. Che scam. La sala dei trofei è qui. Oh, oddio, pensavo che fosse un transessuale. Per questo mi sono fermato. Tu sei lo sfida palestra sponsorizzato dal campione Laburno. Com'è che ti chiamavi? Che fa? Controlla dove? Ah, già, Renato, re del fottuto Mediterraneo, sono io. Se vuoi affrontarmi dovrei ottenere 7 medaglie, questo lo sappiamo. Sono qui solo per vedere la sala dei trofei. Lei è dal cazzo. Eh sì, dei tesori, non dei trofei. Vieni, ti faccio vedere come arrivarci. Ma è dietro di te. Ti do pure la mia carta della Lega. E si gode. Ma esistono le carte real di questa roba? Penso di sì. Consiglieresti mai di vedere i miei video a un bambino? L'altro giorno un tizio mi ha detto: mio figlio di 12 anni ti segue. Gli ho detto: frate, fidate, non è possibile. E se mi segue non capisco come faccio a non dire ancora sborra. Qual è la prima parola di tuo figlio, sborra? MT21. Così vicino. Oh, fascismo, eletto? Mossa di estrema destra che fa rinascere il duce. Entriamo nella sala, dai. Oh, che fa? La sala dei tesori è un gioiello per gli occhi. Letteralmente vuota. Non sono meravigliosi? Non c'è niente. Questi arazzi raccontano la storia di Galar. Pica arazzi. Scusate, sto male. Ma cos'è questa roba? Due giovani contemplano una desio stella. A me mi sembrano due che si stanno a fare un giga cannone. Una calamità li coglie di sorpresa, disorientandoli. Oh no. Spada e scudo? Qui la spada e lo scudo sventano la catastrofe sotto lo sguardo dei due giovani. Ma non è che spada e scudo sono effettivamente due Pokémon? Eccoli che indossano la corona. La corona dei gay. Questi quattro arazzi illustrano la nascita del regno di Galar. Non ha senso, non ha senso. La statua dell'hotel di Stamintor raffigurava un solo eroe. Merda, è vero, è il secondo? Invece questi ne mostrano due. Dunque, se so fusi. L'eroe di Galar è uno? O non bisognerebbe invece prendere atto dell'esistenza dei due eroi? Che significa? E cos'è in realtà la notte oscura? Io che ne so. Sento di avere una visione più chiara adesso. Io non ho capito niente, bro. Parlare con te mi è servito, mi fa piacere. Tieni, ti sarà utile. Che me dai? Iper mega mega! Iper mega mega, dai! Ho capito.
Cioè, ho capito non capendo. O non ho capito capendo. Facciamo un paio di brumottate e niente, se vola, se torna indietro. Ma un po' confusa sta storia degli eroi, della spada e dello scudo, eh. Laburno! Il tuo obiettivo è battere il fuoriclasse Dandel. Eh sì. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche, supera il percorso 6 e vai ad allenarti a dopo de più. E andiamo a dopo de più, che te devo dire. Qua ci sta sicuramente uno strumento. Una lotta! Si può vedere? Ma ve guardate e basta. Oh, ma vedi, qua si può scendere. Qua c'è uno strumento. No, signore, si vuole suicidare. Fermo. Esistono mosse che solo alcuni Pokémon possono imparare. Le mosse combinate. Sì, insegnerei una al mio Pokémon. A Smegma. Ah, mi dai acquapatto? Attacco il bersaglio con una colonna d'acqua. Se usata con fiammapatto, gli effetti aumentano a pari un arcobaleno. Ma leva botta. Così nel meme, una mossa gratis, acquapatto. Quindi, tipo, nelle mosse, nelle lotte in doppio, fai acquapatto, fiammapatto. E a un certo punto, sciarcobaleno patto. Il percorso 6. Se non sbaglio, qui c'era qualcosa da catturare. Mi avevate detto che nell'ultimo episodio avevamo visto che c'era. Cos'è questo schifo? Ma che amore questo silicobra? Guarda che occhietti adorabili. Come me lo sbaciuccherei. Regluta B, ha qualcosa da dirci? No, vogliono fa botte. Vabbè, se schippa. Una signora è spawnata. Ragazzi, mi fate passare, farò pianissimo. Ma che succede? Ah sì, come no, prego. Frate, è tutto strano. Oh no, op. Anche tu stai andando a dopo de più, sì. Ci fate passare loro. What? Con tutto il rumore che fate voi, bambocci, no, che non vi faccio. Vabbè, fa una botte e levamo dal cazzo sti coglioni, dai. È stato facile, disperati. Sta a vedere come si sveglia Silicobra dopo tutto questo baccano. Ma a me mi sembra bello sveglio, frate. Cioè, è allucinato. Andate via, coglioni, per favore. Op, hai qualcosa da dirmi? Non c'è da scherzare con te il tuo drizzile, eh no. Si è parlato. Ho perso miseramente contro Bit. Lo so, op, non ti preoccupare. Oh no. È incazzato? Che succede? Op, quel beat mi ha detto che perdendo infango il buon nome di mio fratello. Oh no, ma Op diventa palesemente un villain, frate. Non riesco a togliermi dalla testa quelle parole. Continuo a pensarci su, lo accoltellerò. No, ho bisogno di riflettere un po', ci si vede in giro. Disperato, depresso, va a tagliarsi le vene nel bosco. Senti, Silicobra! E si è svegliato. E se ne va lentamente. Oh no, triplo punto esclamativo che sono interrogativi. Tu sei un allenatore sponsorizzato da Dandel. Oh no, ah, ma lui è. Lui è trans. Poppy. Io sono Poppy. Tra di tutto quel che c'è da sapere su di me, sulla carta. Va bene, grazie, Poppy. Spero di avere l'occasione di vedere di cosa sei veramente capace. Va bene. Occhio che. Sì, ciao. Il percorso 6. Allora, qui avevamo sicuramente visto che c'era qualcosa da catturare, ma non mi ricordo bene cosa. Lui! Yamask de Galar, frate. Eh sì, che si trasforma in Runerigus, Terra Spettro. Lo Yamask de Galar. Ma non so se ci sono delle specifiche con quale prenderlo, quindi abilità o cose del genere, non ce ne frega ovviamente niente. Indebolescilo un pochetto, non troppo, eh. Tanto comunque sta a 30, quindi in realtà non dovrebbe. Ah, già che ovviamente è terra, quindi è super efficace. Sciagurato! Non è un problema. Viene fai un altro, impossibile ucciderlo. Buono, porticolpo, problematico. La megabolla, lo. Mi devo comprare le megaball, però, eh. Siamo quasi finite, ce ne avevamo due. Questa è una tragedia, questo è un problema. Questo è una caciara totale. Yamask de Galar! De Galar. Io levo Moji. Una tavoletta d'argilla su cui è incisa una maledizione si è impossessata di lui. Si dice che assorba energia dal rancore. Rancore! Benvenuto, Dufello. E aggiunge la squadra. Io nel dubbio levo Moji. Tanto non lo usiamo. Ma rotter cazzo, ti dico la verità. Mettilo nella borsa. Ah, super. Perché c'ha una super pozione? Dove l'ha presa? Allora, Yamask de Galar. Questa cosa qui. Ah, beh, un coso. Baccacedro. Ok. Yamask de Galar, importante. Però quando si evolve. Si evolve da Yamask de Galar. Se il giocatore passa sotto al ponte roccioso nella conca delle sabbie dopo che il Pokémon ha accumulato almeno 49 punti salute di danni diretti, anche se curati, senza essere messo KO. I danni dovuti all'uso di maledizione o gli effetti atmosferici non influiscono sul conteggio. Ma che evoluzione è? La famo subito, fratello. Conca delle sabbie, tra l'altro era quella qua. Sotto al ponte roccioso nella conca delle sabbie. Innanzitutto, quale cazzo è il ponte roccioso? Quello lì sotto, immagino. Accelera un attimo, prenditi un po' di watt che fanno sempre comodo. Quindi questo è il ponte roccioso. Non mi posso buttare. Conca delle sabbie, ponte roccioso. Immagino sia questo. Quindi devo prendere 49 danni, anche se curati. Quindi comunque de base 40. 49? Almeno 49. No, perché se erano 49 precisi mi sparavo nei coglione. Io do per scontato che sia questo. Però scusa un attimo, eh. Cioè, qui grandina sempre. C'è la caratteristica che qui grandina. Ok, e se io subisco danno non qui? Se io vado qua e vado a subire danno da sudo nudo? Dici so più scarsi prima che arrivi a 49, auguri. 49 danni devi subire, fratello. Ok. Vai così, va avanti così. Stiamo a 12. Ok, siamo a 24 danni. Buono, 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 buono. Posso fuggire ora?
Ok, allora noi adesso, quindi lui che fa adesso? Si evolve? Ci passo lì sotto e lui si evolve. Passerò e mi dirà, quel coglione si sta evolvendo? Poi io ripeto, do per scontato che... Pazzesco, frate, che videogame, che struttura, che tutto. Certo che non sanno più come farci evolvere questi fottuti Pokémon, Frate, è orribile, ma c'ha queste dita a salsiccia, che cazzo quanto sono belle. Runericus, perché è fatto di rune, cioè proprio tennista intendo. Un antico disegno afflitto da una potente maledizione che ha preso vita, imprigionando l'anima di Yamask. Oh, peso 66,6, altezza 1,6666, The Satan Spawn. Ok, ombre artigli, assolutamente sì. Non manco visto che mosse c'hai. Minchia, è lentissimo. Diamo lo sguardo, dai. Ma lo sguardo? Dove cazzo è? Interessante però questa situazione, L'evoluzione più strana che io abbia mai visto in vita mia, probabilmente. Ci sono altri Pokémon che evolvono in modi ambigui sul videogame? Perché sarebbe interessante saperlo, in realtà. Noi in realtà dobbiamo andare dopo di più, quindi io volerei qua e proseguirei a questo punto la nostra avventura. Percorso 6, verso dopo di più. Qui ci siamo già stati, la signora è completamente assuefatta dalla marijuana. Possiamo proseguire di qua. Qua posso salire, Devo scendere, ok, si sale. C'è un MT che andrei a prendere immediatamente. Ah no, però non posso salire. Qua se posso solo scendere, frate. Fermi tutti. Qua se posso solo scendere e noi evitiamo tutti questi Pokémon malamente fallendo. Lotta in doppio. Ma prima della lotta in doppio vorrei capire un attimo. Qua mi sa che è Sdrogo l'avventura. Ma guarda come si... No, frate. Si blocca il tempo quando sale le scale. Ma perché si blocca il tempo? Perché rimangono impallati? Ma ce lo famo uno oltre i cieli? Che è un po' che non lo famo. Oltre i cieli. Fermi tutti! Erpuzza si evolve! Mentre sotto risuona la canzone della vittoria! Madonna, sembra il drago di Mulan! Come si chiama? Aspetta! Dimmi che non è Mushu! Vabbè. In realtà questo percorso è abbastanza complesso. Oggi grosse evoluzioni di Galar. Quando genera calore la temperatura del suo corpo raggiunge 800 gradi. Si lancia all'attacco usando il corpo come una frusta. Se gode. È abbastanza complesso questo percorso. Mo qua siamo dove eravamo prima, che non si poteva andare, credo. Ah, non ci si può andare qua? Ma che cazzo è? Non capisco. Ah sì, che c'era l'MT61. All'acciaio, buona. Peccato non c'è un cazzo di nessuno. Ah, non si posso tornare indietro da qui. Vabbè, torniamo indietro. Prendi ste scale, che ricordo sempre se scende e se sale. Se tu qui sali, tecnicamente c'è l'ultima parte. Gente col campeggio, gente che... Boh, là non ho capito che sta a fare. Prendo un attimo l'MT69. No, 67. 15, fossa. Buono. Allà, già vedo... Ma... Sono giganti statue di cazzi. Ma è un Dugtrio, ma perché? Beh, questa mi dirà sempre le cose sul campeggio. Quando giochi assieme ai Pokémon in campeggio potrebbe venirgli fame. Vabbè, fai air carry, non me ne frega niente. Questo è un personaggio strano però, frate. Che ci dice? Che cos'è quel marchingegno? Sono fossilia di Stratis. È distratta? Sono una studiosa dei fossili. Ah, i fossili anche qui. I fossili de Galar. Beh, sappiamo che è qui, ma non è una cosa che andremo ad utilizzare, immagino. Sì, ma io come proseguo? Ah, da qua sotto. Proseguiamo verso di qua, sotto le statue dei cazzoni. E tecnicamente dovremmo arrivare senza problemi alla meta. Eccoci qua. Oh, guarda che bella cittadina. Oh, applaudi, applaudi. Ma è un mercato? Ma è Napoli? Ma quello sul tetto? Questo è lo stadio. Sarà la nostra prossima palestra, che sembra... Cos'è? Terra, immagino. Bene, siamo arrivati a dopo de più. Piccola città circondata da montagne rocciose, sviluppatasi nei pressi di un'antica opera d'arte. Erdugtrio? Vabbè. Io vi ringrazio. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo dopo de più. Ci sentiamo domani con il video delle mimetiche di God. Lo dico. Dopodomani penso che riuscirà Pokémon. E poi sabato, non lo so. Vediamo. Grazie mille a tutti.